Eccoci qua. Eccoci qua. L'intervista abbiamo fatta tutti e quindi tocca a me. Il nostro intervistatore è Nicola. Eccolo. Allora Beppe, insomma, siamo nel post partita di Tavernaro Futsal Bolzano finita 2-6. Commento a caldo, così. Commento a caldo che come la partita scorsa, a parte i gol che abbiamo preso, che sono sempre i 6, 5, 6 di media, dipende da sempre, ma come la partita scorsa ci ha mangiato l'impossibile oggi, almeno 7-8 occasioni pulite, e ahimè io sono stato uno di quelli che si è mangiato più gol. Perché il Tavernaro non riesce a buttarla dentro questa palla? Sempre primo tempo, come sempre, si regge il primo tempo, questa volta eravamo 2-1 per loro, abbiamo avuto tante occasioni ma non si riesce a buttarla dentro. Infatti speravo che perdendo il primo tempo avessimo vinto il secondo, ma sia il primo tempo che il secondo veramente potevano fare tanti tanti gol e almeno portare a casa almeno un punto, anche se il 6-2 parla chiaro, gli altri la buttano dentro, noi no. Adesso però comincia a diventare difficile anche la chiave salvezza, che insomma ha vinto il Bolzano 96, ha vinto 6-4 se non sbaglio col Sacco San Giorgio. A sorpresa ha battuto il Sacco, adesso siamo 7 punti a testa, ma come dico sempre, ognuno ha quello che si merita, se abbiamo 7 punti vuol dire che meritavamo quelli e ce la giocheremo fino alla fine, l'ultima partita sarà proprio col Bolzano e vedremo come va a finire. Adesso, proprio cosa deve fare il Tavernaro per salvarsi? E se il Tavernaro ci fosse un mercato aperto, prendesse un portiere, due centrali, tre esterni e quattro pivot, o si poteva anche salvarsi. Ma direi e l'allenatore che... anche, non dimentichiamo. Parole grosse queste, attenzione. E no, niente, direi, vuoi fare un saluto finale? Vuoi augurare qualcosa a qualcuno? Ma un saluto finale lo faccio alla mia mamma, dai, che viene sempre a vedermi. È giusto farlo a lei. Bene, ciao a tutti. Benissimo, grazie. Lui e altri 50 Gabu, che ne pensi? Tutti dai, okay. Non c'è, sono il portiere. Va bene, ultima cosa, una dedica, vuoi salutare qualcuno? Ciao a tutti, arrivederci e grazie.